Ciao a tutti ragazzi, noi siamo gli Starving Tripper e abbiamo completamente camperizzato la nostra auto. Stiamo per percorrere più di 6.000 km. In un mese attraverseremo l'Europa con un budget a testa di soli 30 euro al giorno. Esatto, avete capito bene. Questa è la nostra scommessa. Preparatevi ad un mix di risate, paesaggi mozzafiato e scoperte incredibili. Iscrivetevi al canale e che il viaggio abbia inizio. E bonjour ragazzi, oggi siamo arrivati, come vi ho detto nell'ultimo video, a Bordeaux. Abbiamo passato la notte in un campeggio, direi so-so, nel senso che era molto carino, ma c'aveva anche i laghetti con le papere che erano belli di giorno, ma di notte praticamente non ci hanno fatto dormire per tutti i rumori e i versi che hanno fatto. Viva la natura, ma anche questo bisogna dirlo. Quindi non ve lo lascio nei commenti, al massimo se me lo chiedete ve lo lascio per non andarci. Però per il resto siamo qua, adesso prendiamo l'autobus. Vi sconsiglio, se avete la macchina e state facendo come noi, di andare direttamente in centro perché sono tutti payant, cioè sono tutti parcheggi a pagamento. La città l'abbiamo vista già con la macchina, è molto molto carina, quindi prepariamoci. Adesso prendiamo l'autobus, che è quello che vi consiglio, con 1,70 euro passa l'autobus, vi porta in centro e c'è tutto il giorno. Andiamo. Iniziamo proprio da qui, dalla Cité du Vin, il nostro lungo viaggio all'interno della città di Bordeaux. In questa mega ampolla di degustazione del vino, beh, questo è il nostro posto, è il nostro museo della storia del vino, non soltanto quello di Bordeaux, ma dei vini francesi. All'interno troverete un'esperienza simile, per chi l'ha vista, un po' quella della Guinness House di Dublino, ma e anche gli dintorni sono quelli che ricordano il luogo dove poi tutta questa storia del vino, della sua elaborazione in queste fabbriche, è stato poi portato avanti. Questo, diciamo, una dronata nostra virtuale che vi lascio come ricordo, ce ne saranno altre all'interno della città, ma catapultiamoci subito nella bellezza di questo posto. Questa è una delle stanze dove sicuramente potrete scegliere un vino, sicuramente rosso nella maggior parte dei casi, ma tante sono le stanze. Ci sono delle librerie, ci sono dei punti di ristoro, ma la particolarità è proprio il museo del vino. Voi pagherete un biglietto all'entrata, sceglierete con questo dispositivo il tempo di sosta all'interno di questa esperienza immersiva. Noi abbiamo scelto 3 ore perché naturalmente avevamo tempo da dedicare, ma potete fare secondo i vostri gusti, le vostre preferenze. Abbiamo all'interno un mondo futuristico, ma allo stesso tempo che ricorda tanta storia di quello che è stato poi la creazione del vino, come ho detto, del Bordeaux, ma anche vino francese, con tutti, diciamo, tutte le sue procedure, la creazione nella storia, fino ai giorni nostri, le varie temperature. Ci sono tanti documentari, ci sono sale all'avanguardia, ma ci sono anche sale retro che vi fanno gustare veramente anche la difficoltà della creazione nel tempo, negli anni. Questo è, diciamo, uno dei tanti spunti, ma è veramente grande, veramente istruttivo. Vi daranno una cuffia e il vostro dispositivo per ascoltare ogni punto che è di vostro interesse. Ci sono anche, come ho detto, delle zone teatrali dove poter vedere dei video, dove poter sperimentare con mano, zone sensoriali. Quindi secondo me è un museo come quello anche che abbiamo visto in altre città, che vale obbligatoriamente la pena di essere vissuto, perché sono esperienze secondo me uniche, e in particolar modo poi se siete ancora di più amanti anche del vino, come un italiano spesso si porta dietro dall'infanzia. Questo siamo nella parte più alta, dove abbiamo una vista bellissima, ma potete gustare un vostro vino a vostra scelta. Avrete una selezione, lo potrete dire, è compreso nel vostro biglietto, e beh, non potete fare altro che brindare e andare subito in quello che poi sarà il centro nevralgico della città. Prendiamo il nostro tram ed eccoci in uno dei punti focali della città di Bordeaux. Potete già vedere i primi monumenti, in questo caso è una cattedrale tipica, rappresentativa della città. Ce ne sono tante, abbiamo viste simili anche in Spagna. Questa è rappresentativa naturalmente della città di Bordeaux ed è la cattedrale appunto di Bordeaux. Vi consiglio di camminare all'interno di questa zona, è una sorta di piazza abbastanza grande dove ci sono tanti monumenti, tanti punti di ristoro, ma potete avere tanti spunti anche per fotografie, con tante statue storiche come questa che abbiamo davanti. Abbiamo anche i mezzi pubblici, in questo caso il tram, che vi può lasciare direttamente a 2 passi e quindi potete tranquillamente poi visitarla quando, diciamo, più vi aggrada. Vi consiglio di farlo alla mattina che c'è meno gente, ma come potete vedere proprio all'entrata della cattedrale, beh, subito la gente si affollerà per poter entrare. Noi siamo entrati gratuitamente, non so se è stato un caso, ma vi consiglio di guardare bene i giorni. La cattedrale al suo interno è veramente meravigliosa, in particolare non soltanto
diciamo queste vetrate, ma tutto il clima, quello che vi lascia, vi riporta un po' indietro nel tempo, in alcuni film o giochi, per esempio, che ho potuto gustare nella mia infanzia, dove appunto c'era questo clima solenne, particolare. L'abbiamo anche noi in Italia, chiaramente, ma qui siamo in Francia, quindi gustiamoci anche un po' di novità e sicuramente anche il posto, perché come ho detto fuori è ricco di bar, di locali dove poter mangiare con viste stupende. Per poi, se invece avete anche più tempo, poter andare in questa torre che dà su tutta la città e sicuramente vi dà un ottimo punto di vista e ricordo. Allora, prime impressioni molto positive, molto tipica, almeno nella mia testa, di quello che dovrebbe essere una città parigina o comunque francese. È molto curata, molto pulita e molto ben servita, ci sono sia i tram che i mezzi. Siamo in domenica, siamo riusciti ad entrare anche nella cattedrale gratuitamente, quindi ci sta che alcuni giorni siano gratuiti, non lo sappiamo ancora. La torre che invece avete visto poco fa costa 6 euro, ce la siamo stoppata un attimo perché prima vogliamo vedere tutto il resto. Se ci avanza del tempo e la voglia, vorremmo anche salire sopra, vediamo, tutto in divenire. La città però mi sta piacendo parecchio. Ma la bellezza di questa città è sicuramente quella di passeggiare per le sue vie, sono meravigliose, ogni angolo è iconico, ogni veramente affresco, troverete tantissimi graffiti. Questa è una città molto anche artistica, ve lo farò vedere dopo, ma questo era un piccolo spoiler. Andiamo nelle vie centrali, in quelli che sono i passaggi, diciamo, più vivi anche della città stessa, perché vi voglio far vedere alcune cose. La città è molto storica, ci saranno tante basiliche, tante chiese, sicuramente da visitare, almeno da vedere fuori, che sono, diciamo, dei punti di storia secondo me necessari. Ci sono tanti punti artistici, come anche questi edifici con questa auto, sicuramente una foto di ricordo se la merita. Come vi ho detto, ci sono veramente tanti murali, se sono veramente fatti bene, la cosa veramente bella. Ci sono tante porte e ogni porta è veramente caratteristica. In questo caso abbiamo una porta, una forse se non la più importante, una delle più importanti, l'orologio incastonato al suo interno è veramente caratteristico, ve la ricordo, questa è la Grosse Cloche, scusate il francese, spero che si pronunci in questo modo, ma ve lo consiglio, è sicuramente una delle porte più instagrammabili. Come potete vedere, le sue vie spesso e volentieri, soprattutto d'estate, quelle anche secondarie, sono spesso vuote e quindi vi permettono anche di fare ottime foto, ottime video, ma ogni negozio, ogni parte è veramente speciale. Qui davanti abbiamo la Basilica San Michel, come vedete ce ne sono tantissime. Al di fuori di ogni basilica spesso ci sono questi bar, questi punti di ristoro dove potete gustare il vostro vino, quindi veramente speciale. Vi faccio vedere soltanto alcune cose perché non voglio annoiarvi chiaramente con un documentario basato sulle chiese, ma come potete ben vedere ce ne sono veramente tante, sono speciali, quindi almeno un passo come l'Église Sainte Croix è un punto, in questo caso a sud, uno dei punti a sud, ma sicuramente almeno da fuori da fotografare. E dopo essere passati anche per la chiesa di Santa Croce, siamo nel punto più a sud della nostra visita di Bordeaux. Adesso pausa pranzo, anche perché ormai sono passate le ore, siamo quasi alle 3:30, pensate, abbiamo camminato tantissimo. Prendiamo i mezzi pubblici e ritorniamo nel punto più a nord, che sono i giardini pubblici, dove ci pigliamo una mezz'oretta di relax per mangiare un panino e da lì riprendiamo per andare sempre più a sud fino ad un ponte che sarà forse il termine della nostra giornata. Vediamo, dipende da quanto riusciamo a fare. Ebbene sì, il nostro viaggio è ancora lungo nella città di Bordeaux, ma superata in questo caso la statua di Giovanna d'Arco, ci fiondiamo subito verso il fresco e il verde all'interno di quelli che sono i giardini pubblici. Sì, se avete visto il video di Madrid, questa entrata ricorda tantissimo l'entrata dei giardini di Madrid, ma l'interno è veramente bello. Ci sono tanti spunti, vi potete rilassare, ci sono anche tanti ponticelli veramente caratteristici, con la musica, con gli animali all'interno del parco, tanti punti anche per i bambini, ci sono parchi di divertimenti, parchi giochi. Il parco insomma offre veramente tante cose. Vi consiglio almeno di passare una mezz'oretta, magari di pranzare come abbiamo fatto noi, soprattutto per fare un pochino di stacco dal centro della città, da quello che abbiamo visto nella mattinata, e soprattutto per avere anche un ricordo un pochino più naturale della città di Bordeaux, non soltanto all'interno, diciamo, della metropoli come noi la immaginiamo. Come potete vedere ci sono veramente tanti spunti, gli animali, potete rilassarvi un attimo, ve lo consiglio, anche perché poi all'interno dello stesso giardino pubblico ci sono degli spunti come in questo caso il giardino botanico, ma ci sono anche dei punti ristoro veramente veramente belli che tra poco vi farò vedere. Ma quello che vi consiglio poi,
se avete tanto tempo, magari più di un giorno, è quello anche di poterlo gustare in relax, magari dedicarmi anche una mattinata completa, perché è veramente grande e vi può dare sicuramente un ottimo ricordo della città. Questo è quello che vi dicevo, proprio il locale all'interno del giardino pubblico, ve lo consiglio perché spritz top. E dopo la pausa nei giardini pubblici, veramente carini, tappa secondo me obbligatoria per rinfrescarvi un po', soprattutto se siete nei mesi più caldi, siamo davanti al monumento ai Girondini, almeno questa è la traduzione italiana, perché in francese mi viene male e quindi vi accontenterete di questa, ma è un monumento veramente fico, assomiglia un pochino, ricorda un po' qualche monumento che avevo già visto a Londra, ve lo faccio vedere, perché da qui poi andiamo nel centro nevralgico della città. Eh sì, una fontana bellissima. Mi verrebbe veramente voglia con questo caldo di buttarmi dentro e arrotolarmi, ma probabilmente non è la scelta migliore, soprattutto per la pulizia che sta nei dintorni. Ma come potete vedere è veramente curato, con questi cavalli, con questa arte veramente espressiva. Purtroppo però il caldo fa la sua parte e quindi dobbiamo abbandonarla e entrare dove? Nell'Opéra National de Bordeaux Grand Théâtre, almeno questo è il nome completo, ma all'interno di una piazza super super frequentata. E con i nostri potentissimi mezzi, beh, subito una dronata del posto in cui ci troviamo e vi rappresento subito il posto. Siamo nel centro pulsante della città, soprattutto nella zona ricca di negozi, di Starbucks, di McDonald's, ma anche di storia. Come potete vedere potete trovare anche questi bar che ricordano molto quella che è la Francia, diciamo, del 1900. Dovete cercarli perché, beh, ce ne sono veramente pochi, ma vanno sicuramente goduti. Ma abbiamo un'altra chiesa all'interno della città, in questo caso la chiesa presbiteriana di Notre Dame. Sì, lo so, un'altra, l'ennesima chiesa che mi fai vedere, basta, beh, però volevo donare anche per i presbiteriani un piccolo angolo, diciamo, per potersi refrigerare e naturalmente pregare, quindi questo ve lo devo, ve lo dedico, ma poi proseguiamo subito nel nostro viaggio perché è ancora lungo, lunghissimo, subito fuori, salutiamo la nostra statua, ciao, è stato bello essere qua con te, ma adesso è il momento di farvi vedere uno degli altri, dei tanti posti super caratteristici. Siamo in Place de la Bourse, penso, questa dovrebbe essere la traduzione, è piazza super fotografata con i suoi palazzoni tipicamente francesi, ma il bello è alle nostre spalle, è quello che vedrete tra poco, perché abbiamo quello che noi chiamiamo il Miroir d'Eau. Almeno io lo chiamo così, sicuramente la pronuncia fa schifo, ma non ve lo voglio dire. Perché? Perché è particolare, perché chi l'ha brevettato, chi l'ha creato, crea questo leggero manto d'acqua che ogni circa 10 minuti si svuota per essere di nuovo riempito con dei vaporizzatori. Questo soprattutto nelle, diciamo, giornate d'estate è una manna per i bambini, ma anche per i turisti come me che non vogliono mai dimenticare la loro infanzia. Ma dovete sapere che nelle ore poi dove il sole cala, questo diventa praticamente uno specchio dove le foto, beh, non ve lo sto nemmeno a dire, no? Ma ritorniamo nel centro, esattamente in quello che è il nostro posto di refrigerio, l'Église Saint-Pierre. Finalmente un bel po' di relax. Adesso abbiamo iniziato con la birra, ma ci sono anche i vini Bordeaux, che è uno dei punti forti delle bevute di questa città. Vi consiglio di venire in Place Saint-Pierre, almeno quello è il nome che riesco a leggere da questa distanza. Non soltanto perché avete la chiesa, che è bellissima anche da vedere, non soltanto fuori ma anche dentro, ma perché qui i prezzi sono molto più contenuti che il resto della città ed è una piazza molto molto ben frequentata. Oh, una volta rilassati vi porto in Porto Cailò, una delle tante porte super instagrammate della città. Come le altre, sicuramente questa lo è altrettanto, non avrete l'imbarazzo della scelta, ma adesso, superato questo, abbandoniamo il centro perché vi porto in un posto magico. Pronti? Allora, dopo aver visitato il centro, il cuore pulsante di Bordeaux, siamo alla nostra destra con una delle tante porte che indicano all'interno del centro della città. Adesso attraverseremo un ponte famosissimo perché arriveremo e vi porteremo in un posto un po' particolare, un po' diverso dal solito. Scopriamo perché vale assolutamente la pena. Vi dico un piccolo indizio, ci sono un sacco di murales e graffiti.
Vi lascio però il ricordo di questo Ponte de Pierre, perché in questa ora, circa le 6:30 di sera, passerà il traghettino e con la congiunzione astrale del sole che cala vi verranno delle foto e dei video spettacolari. Quindi ve lo dico tanto per, ma andiamo subito nel posto magico. Questo è il primo indizio: graffiti, perché siamo in questo caso in una caserma, caserma Darwin, e quello che vi sto per far vedere è il rifacimento di una vecchia caserma militare rifatta completamente da artisti, ma tanti artisti, ognuno mette la sua arte. Ci sono tante opere costruite e tante opere sotto forma di graffiti, ma tante opere. Noi siamo arrivati nelle ore finali della sera, ma questo ci ha permesso di godercela completamente. Considerate che ogni giorno circa 1000 persone passano di qua. Se non è questo un posto magico da visitare a Bordeaux, non so quale altro sia, perché l'abbiamo visitati tanti, ne abbiamo visti in tante altre città, l'abbiamo visto in Portogallo, ma questo è il più immenso e il più caratteristico, anche perché vengono fatti, oltre che naturalmente dei graffiti all'interno della struttura, ci sono degli eventi, ci sono market, ci sono dei concerti, ci sono veramente tante cose per inserire le persone all'interno di un nuovo contesto. Considerate che poi fuori siamo vicini alla riva del fiume, ci sono anche tante attività, tanti locali giovani, quindi all'interno comunque di un contesto ben strutturato. Come potete vedere però ogni angolo è veramente unico, ogni diciamo arte, ogni affresco, chiamatelo graffito come volete, ma rappresenta un modo di esprimersi, di rappresentare un qualcosa, ma anche una sorta di rivalsa rispetto a quello che era il passato, alla caserma, cioè alla parte militare, quello di poter diciamo lavorare su un rudere. E il concetto naturalmente è quello di rivitalizzarlo e renderlo completamente diverso, con un altro scopo come questo. Beh, sicuramente un po' che riempire il cuore e sicuramente addentrarvi all'interno di un mondo completamente nuovo, completamente inaspettato. Pensate che molti, tra l'altro, degli organizzatori vivono al momento all'interno di questo posto in case stranissime, veramente. Non sono riuscito a filmarvele perché era un po' secret, no, quel posto, però come potete vedere ve lo potete gustare nei minimi particolari. Secondo me queste ore, che sono poi soprattutto in estate quelle un pochino più fresche, vi permettono veramente di fermarvi e gustare ogni singolo particolare. Guardate questo quanto è spettacolare, ma non ve lo sto a dire, non so come descriverlo, perché ogni angolo è qualcosa di magico. Siamo immersi in un posto completamente pazzesco, folle. Ricorda un po' l'X Factory di Lisbona, ma per quanto riguarda i murales è meglio. È favolosamente pieno di scritte, di disegni, di raffigurazioni, tutto intorno a noi. Tra l'altro siamo arrivati, sono le 9, quindi tutto praticamente chiuso, non c'è troppa folla anche se è domenica. Quindi dipende da che effetto volete, se volete un effetto più, diciamo, soffuso, questo è perfetto. Non c'è grandi disturbi, potete vedere tutto quanto senza difficoltà. Questo sembra quasi un posto abbandonato, ma di giorno non lo è, ma questo lo chiude stranamente perché ha un potenziale immenso. Ma ci sono dei dipinti, dei murales pazzeschi, e il luogo veramente veramente figo, perché c'è tutto uno skate park da questa parte, utilizzato o non utilizzato dipende dai casi. Bello, questo è un modo alternativo sicuramente ottimo per riutilizzare degli spazi non più utilizzabili. All'interno di questa caserma l'ecologia è sicuramente uno dei pilastri fondamentali. Hanno saputo trasformare questo spazio in un vero e proprio ecosistema urbano completamente sostenibile. Pensate che c'è una fattoria al suo interno dove viene coltivata frutta e verdura in maniera completamente ecologica. Questa zona verde poi non solo fornisce cibo fresco, ma è anche uno spazio educativo dove spesso si organizzano workshop proprio sulla sostenibilità, ma anche per il riciclo. Per esempio vengono riutilizzati i materiali di scarto per creare nuovi prodotti, arte, si promuove il riciclo in tutta la struttura. L'energia stessa viene utilizzata e proviene in buona parte da fonti rinnovabili, con un forte focus sul ridurre appunto l'impatto ambientale. Hanno all'interno anche un sistema di trasporti sostenibili con biciclette e veicoli elettrici, chiaramente, incentivando quindi uno stile di vita a bassissime emissioni. Ma per quanto riguarda i graffiti, spesso sono anche questi dedicati a temi ecologici. Usano l'arte per sensibilizzare questioni come il cambiamento climatico, la biodiversità e l'importanza della sostenibilità. Quindi per me sicuramente è un posto magico e da visitare obbligatoriamente.
E dopo anche quest'ultima cosa che vi abbiamo fatto vedere, beh, vi salutiamo da qua, da Bordeaux, dopo avervi fatto vedere tutto quello che c'era da vedere in un solo giorno. Ci siamo riusciti, è stata anche oggi molto faticosa. Adesso prendiamo il primo mezzo, andiamo a macchina, ci sistemiamo, mangiamo qualcosa e prossima tappa sarà 2 ore e mezza da qua, sarà Toulouse. Tolosa, una nuova città, nuove esperienze. State qua sul canale, iscrivetevi perché domani, un altro giorno, le nuove avventure stanno arrivando.